essere intervenuti a questo secondo incontro di queste tre giornate dedicate al tema giustizia e libertà. E non presenterò i partecipanti al dibattito questa sera perché tutto sarà affidato alla direzione di Rossella Guadagnini, che è una giornalista di lunga carriera che si è sempre molto occupata di questioni di mafia. Spero che dopo questo incontro, anche domani e dopodomani, avremo occasione di approfondire insieme gli altri temi di questo dibattito. Grazie ai partecipanti, che sono spesso anche degli amici, e buona serata. Consolidato in decenni di esercizio tanto al nord quanto al sud Italia, oltre che, come vedremo, all'estero. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che conclude il primo giorno del convegno Giustizia e Libertà. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Giuridica Farnesica Programmi e dalla rivista Micrometa. Un ringraziamento speciale va dunque a coloro che ci occupano di questo bellissimo teatro. Stasera parleremo delle relazioni pericolose tra politici e imprenditori, criminalità organizzata, degli affari dei clan e dei legami con le amministrazioni locali. Soprattutto parleremo di come è cambiata negli anni la mafia e di che cosa sia veramente oggi. Per farlo abbiamo invitato due magistrati di eccezione e due autorevoli giornalisti che hanno messo sotto i riflettori le organizzazioni criminali e da questi sono state minacciate. Ci racconteranno la loro esperienza Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Repubblica, procuratore capo di Forlì e attualmente procuratore generale della Corte di Appello di Ancona. Giornalista e saggista tedesca che si è trasferita da 20 anni in Italia e vive a Venezia. Ha scritto articoli, inchieste, libri e perfino romanzi sul fenomeno mafioso e sulla penetrazione della 'ndrangheta in Germania. Il vice direttore dell'Espresso, siciliano emigrato per motivi di sicurezza nella capitale, dove ha scoperto per primo gli interessi di un signore del mondo di sotto, Massimo Cardinali, detto il cercato, primo di 4 milioni. La mafia non esiste, è una menzogna dura a morire, che ha sostenuto con diverse declinazioni il patto di coabitazione dei contesti economici e istituzionali italiani con la criminalità organizzata. Un ministro della Repubblica, Lunardi, arrivò a sostenere nel 2001 che con la mafia e la camorra bisogna convivere. L'interrogativo è dunque: come mai dopo quasi 2 secoli Cosa Nostra non è stata sconfitta ma continua a inquinare l'economia e la politica del paese? Una buona parte dei politici ha dimostrato anche in anni recenti scarsissima sensibilità nei confronti del fenomeno mafioso, ramificato in tutta Italia, tanto da non poter essere nemmeno più considerato un'emergenza, ma una costante della realtà quotidiana. Pochissimi hanno ascoltato i numerosi campanelli d'allarme, soprattutto tra gli uomini di partito e gli amministratori, ma anche nel mondo dell'informazione. Il mondo dell'informazione è stato affetto da una certa sordità selettiva. Le cosche operano nella penisola mantenendo stretti legami con il clan d'origine, uno sviluppo descritto come gemmazione. Le organizzazioni criminali si sono infiltrate nei diversi livelli dello Stato. La linea della Palma, descritta da Leonardo Sciascia, è salita dalla Sicilia al nord della Pusa. Come è potuto succedere tutto questo?
punto di forza e di espansione progressiva di una mafia che non è più quella di Coppola e Lupara e Sile il Padrino, ma neppure quella sanguinaria stragista degli anni 92-93, è la cosiddetta zona grigia, quella dei colletti bianchi, che rende le distinzioni sempre più difficili. Cominciamo con il dottor Nino Di Matteo. Volevamo sentire da lei una risposta su una domanda, diciamo, piuttosto importante. Come mai, dopo secoli, Cosa Nostra non è finita, ma è ancora viva e vegeta? Buonasera a tutti e grazie per chi ha pensato, chi ha concepito, organizzato questo incontro. La domanda è diretta, è importante, è anche angosciante se pensiamo che da quasi 200 anni facciamo i conti, dobbiamo fare i conti con questo grave problema di condizionamento reale e sostanziale della nostra libertà e della nostra democrazia. Se pensiamo che ce ne siamo occupati non soltanto a livello giudiziario ma a livello politico, quella che si è da poco insediata, credo che sia la 16ª commissione bicamerale parlamentare antimafia, ed evidentemente il problema non è stato risolto. Io credo che le cause siano profonde ed eterogenee. La prima è legata alla vera essenza delle mafie e in particolare di Cosa Nostra. Non sono delle semplici associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate alla commissione di delitti, al controllo di traffici di stupefacenti. Sono qualcosa di più. Sono delle organizzazioni che si nutrono per la ricerca del potere, del rapporto e della capacità di creare e di tessere rapporti con il potere ufficiale, con il potere ufficiale politico, con il potere ufficiale istituzionale, con quello economico, imprenditoriale, finanziario. Vedete, loro hanno la precisa consapevolezza che senza questo tipo di rapporto sarebbero stati, utilizzo le parole che Rina utilizzava quando parlava agli altri componenti della commissione, sarebbero stati una banda di semplici sciacalli, come tale facilmente debellabile con un'azione normale di ordinaria repressione criminale. Loro sanno quanto è importante il rapporto con il potere, con la politica in particolare. Noi istituzioni ancora non abbiamo capito, e per questo ancora dobbiamo fare i conti con fenomeno mafioso, che se vogliamo vincere la guerra dobbiamo puntare in tutti i modi, con un'azione che non può essere delegata soltanto alla magistratura, a recidere ogni possibilità di rapporto che i mafiosi hanno con il potere. Guardate, oggi sentiamo dire che la mafia è diventata una questione nazionale. Ne sentiamo sempre parlare perché apprendiamo di interessi mafiosi, di presenze mafiose forti nelle regioni del centro-nord, in Lombardia, in Piemonte, anche nella vostra regione, in Veneto, dappertutto. Quando sento che la mafia è diventata una questione nazionale, per questo motivo vi confesso che un po' mi infastidisco, perché la mafia, Cosa Nostra in particolare, è stata ed è una questione nazionale a prescindere dalla presenza nelle regioni del centro-nord, perché ha saputo ed è stata l'unica organizzazione mafiosa che ha compiuto in Italia, in Sicilia in particolare, vere e proprie mattanze di giudici, politici, poliziotti, carabinieri, prefetti, sacerdoti, giornalisti, ma soprattutto è stata ed è l'unica organizzazione mafiosa che ha saputo coltivare rapporti politici di altissimo livello
Come si fa a dire che la mafia, o a pensare che la mafia è un problema delle regioni del centro-sud d'Italia, quando si pensa un attimo alle risultanze del processo Andreotti, per esempio, al fatto che un uomo politico che è stato 7 volte Presidente del Consiglio e 22 volte Ministro ha avuto rapporti consapevoli e diretti con i capi della mafia siciliana fino al 1980, anche per discutere di argomenti assai delicati come prima l'azione moralizzatrice dell'ex Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella e poi la sua uccisione. Come si fa a pensare, eppure questo è stato fatto credere al popolo italiano, che la mafia era un problema soltanto del sud, quando abbiamo un'altra sentenza definitiva, quella che ha condannato fino alla Cassazione Marcello Dell'Utri, uno dei principali ideatori, fondatori ed organizzatori del partito politico Forza Italia, per concorso in associazione mafiosa, e quando in quella sentenza della Cassazione c'è scritto che quel soggetto, quel senatore Marcello Dell'Utri, ha garantito la stipula e il rispetto di un patto tra i capi delle famiglie mafiose siciliane e l'allora imprenditore Silvio Berlusconi almeno dal 1974 al 1992. Come si fa a ritenere che Cosa Nostra sia un fenomeno ormai in qualche modo arginato, sconfitto, quando negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto in Sicilia 2 degli ultimi presidenti della regione che sono stati implicati, coinvolti, processati, condannati, uno anche definitivamente, Salvatore Cuffaro, in processi di mafia? Come si fa a ritenere che la mafia sia un problema superato o che sia soltanto un problema di bassa macelleria criminale, quando è venuto fuori sempre in maniera sempre più evidente, oggi consacrata anche in una sentenza di una corte d'assise di primo grado a Palermo, che mentre saltavano in aria Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, i poliziotti delle loro scorte, tanti cittadini che sono morti negli attentati a Firenze e a Milano, quando sono state compiute 7 stragi in tutto il territorio italiano tra il 92 e l'inizio del 94, c'erano pezzi dello Stato che trattavano con Totorina e con i suoi degni successori, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, per capire cosa volesse la mafia per fare cessare quell'attacco frontale allo Stato. E allora, questo primo intervento lo voglio concludere con una riflessione. Finora il perseguimento dell'obiettivo di rescindere per sempre ogni rapporto tra la mafia e il potere è stato sciaguratamente affidato in Italia solo alla repressione giudiziaria dei magistrati. La politica per decenni, con governi di diverso colore, ha completamente abdicato al suo ruolo. Non è stata in grado di apprezzare e far valere nelle sue sedi quella responsabilità di tipo politico che dovrebbe conseguire a certi comportamenti, a prescindere dalla eventuale responsabilità penale. Io rimasi colpito da un dato, anche da una contestualità più o meno casuale. Quando nel 2014 passò in giudicato la sentenza di condanna nei confronti di Dell'Utri, quella che parlava del patto rispettato da entrambe le parti tra le famiglie mafiose palermitane e Silvio Berlusconi, in quegli stessi giorni l'allora Presidente del Consiglio in carica discuteva con Berlusconi di come riformare la nostra Costituzione. Paolo Borsellino diceva che il dramma di questo paese è che nel rapporto tra mafia e politica, se non c'è una sentenza di condanna del politico, non scattano mai dei meccanismi di responsabilità politica.
lo disse in maniera chiara, lo scrisse poco prima di saltare in aria in via d'Amelio. Io dico che oggi la situazione è addirittura peggiorata da questo punto di vista, perché non bastano più le sentenze, nemmeno le sentenze, per far scattare meccanismi di pulizia della politica, meccanismi di responsabilità politica di certi comportamenti. Anche oggi abbiamo tra i candidati alle elezioni europee dei soggetti che magari non sono stati condannati, ma di cui nei provvedimenti di archiviazione si dice, si racconta e si prova l'avvenuta conoscenza e frequentazione con molti mafiosi. Eppure, siccome non sono stati condannati, non viene mai fatta valere una responsabilità di tipo diverso. Questo vale per i politici, vale per i professionisti, vale per i medici, vale per gli avvocati. Se non c'è la condanna definitiva penale, non c'è mai una forma di un meccanismo che faccia valere altro tipo di responsabilità etica, deontologica, professionale, politica. Questo è, a mio parere, il dramma di questo paese. E allora, è troppo comodo rifugiarsi nell'assunto che se non c'è il reato o non è possibile trovarlo, non ci può essere per la politica nessuno spazio di intervento. Vedete, siamo abituati ogni qualvolta c'è un'indagine, notizia di un'indagine che riguarda qualsiasi rapporto tra mafia e politica, a due tipi di reazione. La prima è quella di chi grida al complotto giudiziario. Di solito sono gli amici o i colleghi di coalizione del soggetto che volta per volta viene indagato. Ma c'è un'altra reazione che secondo me solo apparentemente è più corretta, ma è più pericolosa, ed è quella di chi dice: aspettiamo la sentenza definitiva della magistratura. È un alibi per non decidere, un alibi per non schierarsi, un alibi per non prendere decisioni, un alibi per delegare soltanto sulle spalle dei magistrati la lotta alla mafia nel suo aspetto fondamentale della lotta ai connubi tra la mafia ed il potere. E ecco allora perché, lo ripeto e lo preciso, a scanso di equivoci, senza entrare nel merito della questione che non conosco e che ovviamente non posso affrontare, vi devo dire che nell'attualità la scelta del Presidente del Consiglio in carica Conte di procedere ad una valutazione politica di certe condotte a prescindere dalla eventuale rilievo penale può segnare una inversione di tendenza che spero possa consolidarsi. Il problema rispetto a un affronto con riferimento al caso specifico che non conosco è un problema generale, è un problema di carattere generale, è il problema del gravissimo errore, spesso voluto, di sovrapporre due piani che sono diversi: il piano della responsabilità penale, con tutto quello che comporta giustamente la presunzione di innocenza dell'indagato, dell'incolpato, dell'imputato fino al passaggio in giudicato della sentenza, e il piano della valutazione, tra virgolette, politica di certi comportamenti che sono, nel momento in cui sono accertati, possono essere, anzi devono essere oggetto di valutazione diversa anche da quella del giudice penale.
Vedete, l'ultima, concludo subito, da cittadino più che da magistrato, io auspico una politica che sia in prima linea nella lotta alla mafia, non la politica di chi aspetta sempre l'esito definitivo delle sentenze, la politica che in certi momenti e con certi uomini valorosi, in un momento in cui certi partiti sapevano fare la lotta alla mafia, faceva dire e faceva scrivere a Pio La Torre nel 1976 nella relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia i nomi, i cognomi, con i fatti, le prove, le circostanze dei politici collusi con il Corleonesi di Totò Riina ben prima delle sentenze della magistratura, quando quei nomi ancora non erano nemmeno contenuti nei rapporti di carabinieri e di polizia. Quello è l'esempio di una politica che sta avvenendo. Ed è questo quello di cui abbiamo bisogno, perché la guerra contro la mafia non la possono vincere soltanto magistrati, poliziotti e carabinieri. All'azione repressiva si deve affiancare non solo un'azione di ampio respiro culturale, ma anche un'azione politica. I governi, che di qualsiasi colore siano, mettano al primo posto la lotta alla mafia e alla corruzione, che sono fattori gravissimi di condizionamento reale della nostra democrazia. Centinaia di milioni delle vecchie lire,
e adesso una sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia dice che questi versamenti, afferma che è provato che questi versamenti sono avvenuti anche quando quel soggetto divenne Presidente del Consiglio nel 1994, nessuno ha mai fatto valere un'eventuale responsabilità politica di quei comportamenti. E allora il problema va visto da un punto di vista, non è il caso Sini, va visto da un punto di vista generale, va visto dal punto di vista della politica che si deve riappropriare di un ruolo che non sia soltanto subalterno rispetto all'accertamento giudiziale, ma che sia capace di valutare se determinati comportamenti ove accertati abbiano violato per esempio il principio fondamentale costituzionale per cui si deve servire nell'adempimento di funzioni pubbliche con onore il proprio paese. E io credo che il richiamo a sacri principi costituzionali debba valere per tutti e possa costituire uno sprone importante perché la lotta alla mafia cessi di essere patrimonio esclusivo di magistrati, poliziotti, pochi giornalisti, pochi cittadini impegnati, ma diventi veramente l'impegno prioritario della politica nel nostro paese. Un'ultima cosa, il 29 aprile scorso è iniziato il processo di appello sulla trattativa Stato-Mafia. Sono passati 12 mesi circa dalla clamorosa sentenza che al termine di 5 anni di dibattimento ha accolto le vostre richieste, condannando tre mafiosi, uomini e vertici della politica, l'abbiamo ricordato Dell'Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi, militari di Rossa, gli ex generali Mori e Subrani e appartenenti ai servizi segreti. Uno si domanda, ma Cosa Nostra può ancora ricattare lo Stato italiano? Ci sarà modo poi di intervenire per tornare sull'argomento trattativo? No? Intanto allora rispondo esclusivamente a questa domanda. Guardi, fino a quando Cosa Nostra sarà custode di conoscenze e di segreti su quella terribile stagione, sarà sempre in grado di ricattare le istituzioni o parti di esse. Non dimentichiamo un fatto concreto. Quella sentenza, ma anche le sentenze definitive sulle stragi di Roma, Firenze e Milano, dicono che in Italia sono state compiute nel 93 alcune stragi appunto a Roma, Firenze e Milano, ed era stata organizzata l'ultima strage, il botto finale con l'attentato per fortuna fallito ai carabinieri allo Stadio Olimpico per un motivo politico, cioè i mafiosi attraverso quelle stragi volevano indurre lo Stato che aveva sciaguratamente iniziato la trattativa a cedere, a consentire che venissero esaudite le richieste dei mafiosi. Di quelle stragi del 93 uno dei protagonisti fu Matteo Messina Denaro. Quelle stragi furono accompagnate da rivendicazioni della falange armata talmente raffinate e complesse che è difficile ricondurle alla mente e alle espressioni esclusivamente degli uomini di mafia. Fino a quando ci sarà anche uno solo, dei mafiosi o dei non mafiosi, che concepirono quelle stragi in libertà, questo è un grandissimo affronto, non soltanto per le vittime di quei delitti, ma è un grandissimo pericolo per la nostra democrazia. E io non credo che con la professionalità che oggi hanno più volte dimostrato le nostre forze di polizia, i nostri magistrati, 26 anni di latitanza si possono giustificare soltanto con l'abilità del fuggiasco, ma si debbano giustificare evidentemente con una rete di coperture esterne a Cosa Nostra e probabilmente anche istituzionali
di cui il latitante ha goduto, come certamente ha goduto Bernardo Provenzano, che è stato latitante per 43 anni. Allora, uno Stato serio non può consentire che ci siano buchi e ombre su quello che accade in quel terribile periodo delle stragi, che ci siano ancora segreti, misteri, reticenze. Nel corso del processo sulla trattativa Stato Mafia, lo ha consacrato anche la sentenza di primo grado della Corte d'Assise, tanti uomini di Stato sono stati assolutamente reticenti, e qualcuno che lo è stato meno ha rinfrescato la sua memoria soltanto a distanza di 20 anni dai fatti, solo perché Massimo Ciancimino aveva raccontato determinati fatti o perché Gaspare Spatuzza me ne aveva raccontati altri. Lei infatti più volte ha pregato alcuni che ritenete che sappiano di parlare, cioè se ci sono persone che effettivamente nascondono dei segreti, hanno avuto possibilità o avranno possibilità di